Eccoci ad un altro appuntamento con Narrazioni d'Impresa, il format della Camera di Commercio Chieti Pescara, e sono con la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Luciana Ferrone. Tra le tante cose che porta avanti il Comitato, che fa il Comitato, c'è sicuramente attenzione alla formazione. Sì, assolutamente sì, abbiamo avuto un ruolo determinante sulla formazione, perché è importantissimo che le imprese siano formate. Aprire un'impresa senza avere una formazione, una coscienza di sé, degli obiettivi, quindi dall'accesso al credito, alla formazione digitale, sono elementi assolutamente importanti ai fini di una buona riuscita delle attività che si vuole intraprendere. Adesso vedremo altre due storie di donne e due storie di impresa. Ricordiamo qual è l'importanza di questo format, perché la Camera di Commercio ha realizzato questo format. Ma la nostra Camera sta puntando molto sulla imprenditoria femminile, il nostro Presidente ci sta supportando molto in questi progetti ed è importante perché il nostro territorio è molto ricco di imprese femminili, fino a qualche anno fa deteneva anche dei primati, quindi la bellezza e l'idea, il progetto è quello di ristabilire un tessuto connettivo importante, e quindi per fare questo non occorrono slogan ma occorre partecipazione, la Camera vicino alle imprese, uno sportello aperto, una formazione digitale, una formazione finanziaria, tutto quello che si necessita affinché un'impresa possa poi essere supportata nel suo percorso. E allora vediamo insieme queste altre storie. Salve a tutti, io sono Erika Liberati e rappresento il laboratorio Ceramiche d'Arte Liberati. Il laboratorio nasce a Villa Maglia nel 1980 ed è stato fondato da mio padre Giuseppe. Nell'attività subito è stato affiancato da mia madre Assunta, quindi loro diciamo una vita che portano avanti questo laboratorio di ceramica. E negli anni hanno trasmesso a noi, che fin da piccoli eravamo in questo laboratorio, la passione per questo artigianato artistico. Quindi io sono la prima di tre figli e insieme a me c'è anche mia sorella Marta e mio fratello Lorenzo, che sono diciamo più piccoli ma già ben avviati all'interno dell'azienda. Quello che ci ha sempre contraddistinto come laboratorio è che da sempre mio padre ha deciso di fare sia una ceramica tradizionale, quindi legata a quelle che sono le peculiarità, i decori, gli stili della nostra ceramica abruzzese, sia una ceramica molto moderna e innovativa, fatta di tanta sperimentazione che ci ha permesso di realizzare diciamo ceramiche moderne e contemporanee, che vanno ben oltre l'immaginario di quello che è magari l'immagine della ceramica, perché comunque anche qualsiasi tipo di settore si deve poi evolvere a quello che sono le modernità, i nuovi concept e quant'altro. Quello che è diventato diciamo importante nella nostra attività è che si è creata una squadra nella famiglia, oltre alle collaboratrici che sono con noi, per quello noi, oltre ad essere un'impresa tra virgolette femminile, perché io rappresento come legale rappresentante la società, in realtà ci sono mia sorella, mia madre e a volte mio padre e mio fratello adesso si sentono anche in minoranza, quindi c'è questa battuta che viene spesso fuori che loro adesso sono in minoranza. Però in realtà il valore dell'azienda sta nella squadra, quindi ognuno poi ha un suo ruolo, un suo compito e cerchiamo comunque una sinergia tra di noi, nonostante le difficoltà di lavorare in famiglia, perché ci sono tanti aspetti positivi ma ci sono anche tante difficoltà che si vanno ad affrontare. Allora, quello che è venuto a mancare negli ultimi anni sono anche diciamo una parte di aiuti per la formazione di nuovi artigiani. Ad esempio, se io ho necessità di una manodopera quantomeno minimo formata, dopo l'istituto d'arte i ragazzi oggigiorno non sanno più minimamente cos'è il mestiere. Quindi prima, anni fa, io ero piccola, mi ricordo di questo strumento, era la bottega a scuola, permetteva comunque al ragazzo di poter essere inserito all'interno di una bottega per 3 anni, quindi formandosi nell'attività. Il ragazzo veniva giustamente ricompensato per l'attività che faceva e l'azienda costava diciamo un minimo, anzi il primo anno era del tutto gratuito. Questo ti permetteva comunque di iniziare a formare anche dei giovani e nuovi artigiani, sia per la manodopera sia diciamo per ragazzi che volevano intraprendere questo mestiere. Tanti ragazzi che oggi hanno continuato, stanno continuando, non solo ragazzi, che nel territorio comunque chietino non solo hanno riaperto delle botteghe di ceramica,
In qualche modo sono stati aiutati anche da mio padre, perché li ha accolti sempre, lui ha avuto sempre un laboratorio aperto a tutti per insegnare un mestiere, ma perché lui, che è un amante di questo mestiere oltremodo, quindi si è dedicato anche a non far scomparire il mestiere, ma diciamo a tutte a spese proprie. E mancano questi strumenti di formazione, perché dopo la scuola, diciamo, dopo gli istituti d'arte, gli stessi licei, andare sicuramente un ambito accademico è buono, ma chi vuole imparare il mestiere non sa dove deve andare. Il messaggio che voglio dare è che sicuramente il periodo non è facile, ma se riusciamo a fare squadra in Abruzzo tra imprenditrici, imprenditori, tutto, perché qua non è che adesso l'imprenditoria femminile si deve chiudere in se stessa, bisogna fare squadra per andare avanti. Quindi il mio messaggio è veramente riusciamo a lavorare per far crescere tutto il comparto. Sono all'incirca 26, 27, quasi 30 anni che lavoro nell'ambito estetico e non è stato facile, perché la mia esperienza non nasce come estetista, ma nasce innanzitutto come ricostruzione unghie. 27, 28 anni fa l'Italia era, diciamo, non era pronta per questo evento della Niles. Infatti nelle fiere più prestigiose che abbiamo in Italia, tipo il Cosmo Prof di Bologna, forse c'era 1-2 stand che parlavano di questo specifico settore estetico. Io mi sono incuriosita subito con un viaggio di nozze che ho fatto in Canada e mi sono innamorata di questa tecnica e l'ho voluta fare. E quindi è iniziato il mio iter, diciamo, formativo Italia-Canada per circa 6 anni. In questi 6 anni sono stati difficili perché cercavo di mettere i soldi da parte per l'aereo, che all'epoca erano tanti soldi, c'erano le lire e spostarsi era più difficile, costava di più. E quindi lavoravo e mettevo da parte. Ladybug Niles nasce in realtà da una curiosità, nel senso che racchiude diversi eventi che mi sono capitati in Canada. In Canada andavo nel periodo in cui il biglietto costava di meno, quindi parliamo di settembre, ottobre, quindi dopo l'estate. Trovavo un freddo pazzesco perché lì già le temperature sono rigide a settembre, parliamo di 1-2 gradi, almeno all'epoca, nel 90. E niente, mi si poggiava sempre una coccinella, me la ritrovavo sul pantalone, sulla maglia, e mia cognata mi disse: oh, guarda, una ladybug. E faceva strano, e io gli dicevo: eh beh, strano sì, con sto freddo, le coccinelle. Allora mi fa: beh, se un giorno il tuo nome apri il tuo centro, lo chiami Ladybug. E gli ho detto: perché non Ladybug Niles? Noi ci adoperiamo moltissimo per l'imprenditoria femminile, abbiamo anche un movimento all'interno di Confartigianato che per esempio si chiama Donna Impresa. Proprio va a promuovere ed aiutare tutte le giovani donne che vogliono fare impresa, sia di società e sia di ditta individuale, in questo, con corsi di formazione e quant'altro. Però sotto il punto di vista dello Stato ancora non sente questa esigenza di venire incontro alle donne, ma io parlo un po' in tutto, non solo nella liquidità, nella disponibilità alla liquidità, ma anche nel welfare. Cioè, la donna riveste troppi ruoli per essere lasciata da sola. Cioè, la donna riveste il ruolo di madre, il ruolo a volte di figlia, perché deve accudire i genitori, come succede a me, come è successo in passato, il ruolo di moglie. Quindi se intorno non ho una rete di welfare che mi aiuti in questo, non è facile, non sempre si trovano le risorse per pagare ogni volta qualcosa. E quindi diciamo che noi facciamo più fatica di un uomo ad emergere.